È bellissimo, veramente, mi sono trovata molto bene. Grazie. Lei signora? No, io preferivo il corso. Perché? Perché prima di tutto è raggiungibile un po' da tutta Chieti. E poi c'era la zona proprio dietro l'edicola che era comodissima. Primo giorno e primi commenti allo spostamento sperimentale dello storico mercato del venerdì da Corso Marrucino alla Villa Comunale, che più di 30 anni fa è stata una delle sue prime postazioni. Una sessantina di ambulanti che dalle prime luci dell'alba si sono sistemati in Piazza Mazzini e in Via Costanzi. Oggi giornata mite, dunque ideale per chiedere a utenti e commercianti se la novità piacerà. Come già sentito, i pareri sono vari e contrastanti. Lo trovo uguale, sei solo spostato. Mi piace di più. Perché? Perché è tutto più riunito, più bello, insomma. Per me è così. Positivo. Perché è più comodo, è più larga, non dà fastidio agli autobus, tante cose messe insieme. Rispetto al corso, il corso. Perché? Non lo so. Mi sembra più vicino ai bar, non lo so. Mi fa molto piacere perché è comodo in pianura, insomma, più o meno. Va benissimo. La distanza, le persone anziane con i pesi, la frutta, la verdura, portare, trascinare è un po' più faticoso. Devo dire, è veramente un'ottima idea, una bellissima novità, c'è più afflusso, c'è più gente, possiamo scegliere tranquillamente gli abiti che ci piacciono, non c'è traffico e quindi è un'ottima scelta che richiama benissimo il cittadino di Chieti. Bene, bene, va bene, c'è più spazio, quindi si può camminare meglio, va benissimo, per noi va bene. Sì, mi piace, un po' stretto, riportiamo il mercato al Corso Marrucino, è bellissimo, però anche qui molto bello. Molto, molto carino. Mi sembra che stiano un po' stretti come situazione. Per me non mi piace, non sono soddisfatta. E hanno penalizzato gli ortofrutticoli che li hanno nascosti praticamente. Noi anziani venire qua a comprare la frutta e andare con 4 o 5 kg di frutta, che poi non c'è posto per la macchina, è impossibile, quindi per me è negativo. Beh, forse è più funzionale, non so se risponde alle esigenze dei venditori. Vedo, non sono ancora andata su dove c'è la parte alimentare. Istintivamente mi piace, poi non so. Abbiamo sentito gli utenti, però ci sono anche i commercianti da sentire. Questa novità come viene giudicata da voi? È molto negativa, ci hanno segregati quasi in un posto, anche non c'è neanche un collegamento con delle varie piazze o strade. Se uno lo sa che c'è il mercato a Chieti, viene, se no è assente. Il corso è un'altra cosa. Piano piano gente capisci che ci stavi qua e così venire gente più. Oggi pure ci stavi gente. Penso molto positivamente, perché le persone, soprattutto anziane, è tutto in piano, possono camminare meglio, anche per comprare la frutta, la verdura. Funziona benissimo il mercato, è anche il posto più ideale per svolgerla questa attività, perché non crea problemi a nessuno, alla città in particolar modo. Si sono liberati i parcheggi qua sotto, che saranno più di 100 posti macchina, perciò meglio di questo non c'è. Ma per adesso è ancora presto per dirlo, vediamo gli sviluppi della giornata.